scarpa top di Oca, perché alla fine secondo me è davvero la miglior scarpa che hanno in casa. Non potevo che mettere come musica di sottofondo Perfect 10 di Unknown Brain per raccontare come si è evoluta una scarpa, le Oca Clifton 8, che erano già una delle preferite qui sul canale. Questa Clifton 8, di cui abbiamo ricevuto una versione testing 45 giorni fa, presenta un'intersuola sicuramente più morbida e una tomaia decisamente migliorata. La sensazione è che rispetto alle Clifton 7, la Clifton 8 abbia qualche cosa in più. Clifton 7 che abbiamo recensito qui sul canale nei mesi scorsi, vi allego qua sopra il dettaglio. La Clifton 8 tutto sommato consente una corsa più fluida, una transizione più efficace e soprattutto offre davvero un vero piacere nelle corse quotidiane a tutti i ritmi. Per capire però l'evoluzione rispetto al modello 7 partiamo come al solito dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 252 grammi nel modello US 9, 29 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede, come al solito drop 5. A livello di calzata la scarpa si adatta perfettamente al piede, c'è sostanzialmente più spazio nell'avampiede sia come volume sia come larghezza nell'avampiede stesso, grazie a una tomaia molto più elastica e sicuramente più traspirante, che vi consentirà di correre per tutta l'estate. Questa è sicuramente una scelta voluta, perché confrontando rispetto al modello 7 si noterà immediatamente che c'è il desiderio di rendere più morbido l'avampiede, lo si vede pure dalla lacciatura, che è sicuramente più rilassata rispetto al modello precedente. La linguetta è ancora più paffuta rispetto a quella della 7, ma questo estremo comfort non è a discapito del rischio che la scarpa si possa slacciare, perché nei miei test fatti su oltre 200 km non ho notato nessun problema particolare. Plaudiamo comunque la scelta Oca di rendere questa scarpa più confortevole, anche perché le Rincon 2 e le Mach 4, che sono più votate alla velocità, di fatto possono essere differenzianti rispetto a questa Clifton 8, che invece si pone più per corse lente e assolutamente di tutti i giorni. A livello di tallone la conchiglia è molto solida sulla parte esterna, mentre sulla parte interna troviamo come al solito un'imbottitura che secondo me è ulteriormente migliorata e che, scusate l'eresia, potrebbe portare alcuni podisti amatori a correre quest'estate addirittura senza calze. Se lo dovete fare però sappiate che vi consiglierei di utilizzare mezzo numero in meno, perché effettivamente lo spazio sull'avampiede è aumentato e quindi non vorrei che vi si creassero delle vesciche sotto il piede. Tutto davvero molto comodo, eppure migliorato l'elemento riflettente che durante la stagione autunnale e invernale vi consentirà di correre in tranquillità durante le serate più buie. Per quanto riguarda l'intersuola è leggermente più curva e sicuramente la mescola è più morbida, così come più morbida e armoniosa la corsa, che secondo me è diventata ancora di più a livello di cuscino, cosa che molti dei podisti amatori, soprattutto quelli che utilizzavano le Clifton nelle prime versioni, ameranno all'estremo. Secondo me la cosa va a discapito della reattività, ma al tempo stesso vi assicuro che questa scarpa si comporta magnificamente nelle corse lente e rigeneranti che molti di noi podisti amatori cerchiamo di svolgere praticamente quasi tutta la settimana. E peraltro sarebbe davvero magnifico se vi iscriveste al canale, anche perché in questo modo non vi perdereste nessuna delle successive recensioni di scarpe che il nostro carissimo coniglio ha la possibilità di valutare anche prima di me. Come ho già detto, la cosa che ho amato particolarmente di queste Clifton 8 è che le transizioni, sia se atterrate di tallone sia se atterrate di mesopiede o di avampiede, sono particolarmente fluide, garantite soprattutto dal fatto che questa intersuola è davvero molto molto morbida, oltre ovviamente al drop basso, al meta rocker e all'armonia della scarpa stessa, che davvero si presenta in maniera eccellente. Rispetto alla versione 7 è migliorato anche la trazione nella suola che non vi aspetterete di rimanere attaccati con la colla al terreno, suola che vi consentirà comunque di correre davvero in maniera sicura
su tutte le distanze, anche nei terreni di campagna o nella mia famosa pista ciclabile della Valle Olona, ho notato che la scarpa comunque vi consente di avere un grip particolarmente eccellente. I tasselli ora riflettono la forma delle dita dei piedi e poi è stata aggiunta sulla parte posteriore laterale una quantità di gomma che invece non era presente nel modello precedente, che quindi, siccome è un punto in cui molti dei podisti amatori atterrano, portava a una rottura più rapida della scarpa stessa. A livello di stabilità mi è stato chiesto, ci sono davvero alcuni elementi che rendono la scarpa assolutamente stabile, a partire dalla parte smussata nel tallone per chi dovesse atterrare di tallone, oltre la conchiglia rigida, ma soprattutto le scalanature presenti nell'avampiede. Ovviamente la scarpa è diventata più stabile, è stata aggiunta un'intersuola più morbida, cosa che nei miei test Runscribe mostra un angolo di pronazione superiore del 5% rispetto invece a quella del modello 7, dove sicuramente una suola più rigida consente una stabilità maggiore. Comunque agli iperpronatori suggerisco di utilizzare le Arai 5, di cui faremo nei prossimi giorni una recensione e che raccomando in queste condizioni, visto che sono scarpe sicuramente eccezionali per chi avesse problemi di pronazione. Il filosofo israeliano Harari, nel suo libro Uomini Dei, suggerisce che non esiste un prodotto perfetto, dipende soprattutto da chi lo utilizza e per quali ragioni questo prodotto viene scelto. Secondo me ci sono un paio di aspetti che migliorerei ancora di questa scarpa. Trovo che il tallone sia troppo duro, ma sicuramente ho scelto Perfect Ten come colonna sonora perché penso che questa sia una delle scarpe più riuscite del 2021 e sicuramente ve la suggerisco e vi consiglio di acquistarla, provandola se potete nei negozi del caso, oppure vi metto qualche link qui sotto, visto che oggi è disponibile anche alla vendita al pubblico. Purtroppo, dato il tempo a disposizione, non riesco a raccontarvi che cosa sta succedendo nel mondo Hoka in generale, ma sappiate che qualche giorno fa alla trimestrale di Wall Street è stato raccontato che ulteriormente l'azienda sta crescendo e in effetti le vendite sono aumentate del 74,2% e del 156% per la categoria tra 18 e 34 anni. Non escluso che le scarpe Hoka tra pochi mesi raggiungeranno 1 miliardo di fatturato, ora siamo a 800 milioni. La questione è non se ma quando, e in effetti questo Clifton 8, secondo l'azienda, ha già avuto una marea di prevendite, porterà ancora ulteriormente in alto l'azienda americana. Ad ogni modo, io sarò qui a raccontarvi l'evoluzione di Hoka, così come il mio amico prodepodista Andrea Soffientini è venuto qualche giorno fa a casa mia per raccontarmi qual è il comportamento nella corsa di questa scarpa. Purtroppo per ora non posso bermi un coffee per la mia dieta detox, nel frattempo voi stay strong e più ora più che mai keep running. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao Andrea, mentre sta iniziando a piovere, il passatore è giunto alla seconda ora, noi facciamo la recensione della Clifton, che comunque uscirà solamente il 1° giugno. Cosa ne pensi di questa scarpa che ormai abbiamo a disposizione da circa un mese? Allora, sono contento che sia uscita già la 8, è un'ottima scarpa, no, pochissime migliorie secondo me, perché non ce n'era bisogno, e quindi hanno continuato sul trend della 7 facendo quest'altra ottima scarpa. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste Clifton 8 e come le caratterizzeresti? Guarda, ti dico che sono delle scarpe per tutti, di solito diciamo per tanti ma non per tutti. Questa qua è una scarpa per tutti perché va benissimo anche per i pesi massimi, magari per i lavori più veloci, e invece sotto i 75 kg secondo me sono una scarpa per qualsiasi allenamento, dal lungo per la maratona al lento, ai lenti svelti oppure ai lavori di variazioni di ritmo. È una scarpa principalmente nata per i lenti, però ripeto, per chi pesa un pochino di più potrebbe diventare una scarpa a tutto fare. Se avessi avuto l'opzione, non ce l'avevi e comunque non si poteva usare, per il passatore, l'avresti consigliata anche per chi vuole correre oltre i 42 km? Allora, assolutamente una scarpa dal passatore, secondo me è una scarpa per magari non per i top runner che avrebbero potuto usare
la Carbon X, questa qua è sicuramente una scarpa da passatore per tutti gli altri. Quindi ho questa, la Bondi, ma secondo me è vero che la Bondi è più protettiva, però alla lunga pesa, invece questa qua è una scarpa comunque dinamica che ci permette di correre. So che hai provato a fare qualche fartlek o comunque qualche allungo, come l'hai vista a livello di velocità? Sembrano delle scarpe ingombranti, ma poi alla fine sono molto leggere, sono molto filanti, riesco comunque a correre di avampiede e a spingerle, quindi alla fine si comportano bene a tante velocità, non a tutte. Siccome sta prendendo piede questa Clifton, e tra l'altro l'azienda americana proprio raccontava nella trimestrale che hanno avuto parecchi preordini della Clifton 8, che cosa dice a livello di calzata, come secondo te si comporta e rispetto alla 7 cosa è cambiato? Scarpa top di Oca, perché alla fine secondo me è davvero la miglior scarpa che hanno in casa, perché è una scarpa da tutti i giorni, una scarpa comoda, una scarpa veloce, una scarpa riposante, fa un po' tutto. Sicuramente hanno migliorato un po' la vestibilità e è diventata un attimino più ampia nell'avampiede e risulta comunque essere più comoda rispetto alla 7, che era l'unico difetto che secondo me aveva la 7 rispetto a questa 8 qua. Invece Andrea, una delle tra virgolette critiche che sono state mosse alla versione precedente era il battistrada. Secondo te questo modello, che tra l'altro oggi siamo già arrivati a circa 160 km, cosa ne pensi? Che è uguale a quello di prima, però dai, la verità è che anche se si consuma tanto rimane comunque una scarpa che non scivola sul terreno. Ti dirò, ho provato anche in questi giorni la Clifton 7 sul bagnato, e anche se ormai è praticamente piallata completamente non scivola anche a dei ritmi sui 4 al chilometro. Hanno migliorato anche il tallone, la tua sensazione rispetto ad una corsa veloce qual è? Ma guarda, ti dirò, il tallone non mi ha dato neanche mai problemi sulla Clifton 7, adesso non mi ricordo se era molto più duro, molto più morbido, a me sembrano molto simili, ti ripeto, non avevo avuto problemi, diciamo che la zona dietro per il tendine d'Achille è molto comoda anche qui, è una scarpa davvero salva infortuni, perché se ho dolori dell'avampiede comunque c'è molta gomma che mi supporta, e nella parte invece posteriore c'è tutta questa zona molto comoda per il tallone. A livello di calzata stesso numero o mezzo numero in più? No, direi stesso numero, è sicuramente un attimino più abbondante della Clifton 7, ma la Clifton 7 diciamo che era giusta, 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 questa qua invece è solamente un pochino più ampia, non più lunga. Nella prima parte raccontava dei grandi progressi in borsa e quindi delle vendite di Hoka. Per chi volesse comprarla, volesse comprare una scarpa Hoka, che suggerimenti puoi dare? Di prendere una Clifton 8, sicuramente. Quando dicevamo delle Rincon che non erano una scarpa per tutti perché comunque affaticavano un po' l'avampiede, invece sulla Clifton 8 in questo caso la consiglierei praticamente a tutti, perché non porta problemi di adattamento della corsa di avampiede. Comunque è una scarpa che ti fa appoggiare più sull'avampiede, diciamo il mesopiede, rispetto a una scarpa normale, però non crea davvero assolutissimamente problemi di affaticamento al polpaccio, quindi è una scarpa giusta per correre con una buona tecnica per tutti. A livello di tomaia, che sensazione hai avuto, e soprattutto ti sembrano morbide e comode o più comode rispetto al modello precedente? No, sicuramente sono più comode rispetto al modello precedente, te l'ho detto, sono un pochino più ampie e mi sembra che anche la linguetta sia cambiata un attimino, sia un pochino più imbottita, quindi in generale è sicuramente più comoda della Clifton 7. Il miglioramento grosso ce l'abbiamo avuto lì, un pochino più di spazio nell'avampiede e sicuramente più morbida. Quali sono secondo te i principali pregi? Non credo che ci siano grossi difetti di questa scarpa. Allora, il grande pregio è di essere una scarpa davvero ammortizzata, comoda, scaccia infortuni, e il grosso difetto grosso è, ti ripeto, il battistrada che si consuma, ma che poi comunque non va a peggiorare nel grip, quindi alla fine è un finto problema, diciamo, solamente estetico. Per il resto secondo me è un'ottima scarpa. Forse si mette tra le prime scarpe del 2021. A livello di drop siamo rimasti sul drop 5, come dicevo,
qualcuno vorrebbe passare dal drop 10 al drop 5, tu credi che questo sia un problema per questa tipologia di podisti? No, no, assolutamente, come dicevo prima, non sforza così tanto sul polpaccio e sul tendine d'Achille, quindi è assolutamente da provare, e vi renderete conto anche voi che non c'è differenza tra il 10 di una Pegasus, per dire, un 5 di questa. Invece, Andrea, a livello di durata, una delle critiche era che magari alcune scarpe Hoka non durano a lungo, cosa ne dici? Questa qua sicuramente 700-800 km li dura, abbiamo già visto con la 7, il problema è magari sopra gli 80 kg, che allora sì, la scarpa magari durerà dai 600 ai 700 km. Ultima domanda, siccome ci sono diverse tipologie di podisti e diversi budget, a chi suggerisci di comprare le 8 e invece a chi suggerisci di mantenere e scegliere le 7? Ma diciamo che se dovessi scegliere le 7 rispetto alle 8 è solamente perché le ho trovate a un prezzo super competitivo, però diciamo che sotto i 40 euro di differenza tra una e l'altra forse andrei ancora a comprare la 7, se no andrei direttamente sulla 8, che comunque è una scarpa appena uscita con un'intersuola, come si dice, nuova, quindi rischiamo sempre la solita cosa che diciamo di avere un'intersuola un po' vecchiotta che si scarica prima, quindi magari risparmiamo quei 20-30 euro per poi cambiarle magari 100 km prima rispetto a questa. Ultima cosa, se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views in un mese, faremo il test anche delle Bondi, che ovviamente è una scarpa che piace a molti podisti amatori. Purtroppo non hanno annunciato la Bondi 8 durante la trimestrale, quindi non sappiamo quando uscirà, comunque nei prossimi giorni cercheremo di farla, soprattutto se avremo a disposizione ulteriori coffee. Ecco, mi raccomando i coffee, perché la Bondi bisogna provarla, non l'abbiamo mai provata ed è giusto fargli un video anche a lei. Va bene, grazie, ciao! Ciao!